la figlia Zelda e Nintendo manco se l'ha inculata, non ha detto Ho niente. capito. La figlia è viva. Che c'entra la figlia viva? Questo è proprio, siete voi gli intendari che siete così. Che te devo dire? Ma che cazzo me ne frega? Cioè, non c'ho avuto il tempo giusto per cenare oggi. Faccena. No, dico, ho cenato. Allora, che cos'è che dovevo? Stasera parleremo di Gamescom. Ah, quindi Nintendo non si è mai presentata alla Gamescom? Andava sempre dritta che conosceva già tutti. Soprattutto no, non c'era Uya alla Gamescom. Comunque il mio nuovo nick è Hellblade 99. Come gioco di... Ma perché sei del 99? No, però è più meglio 99, perché se sembra uno di quei nick che deve avere il 99 davanti. Gioco gratis sostegno. Che danno? Gioco gratis sostegno. Quale gioco? Yuri. L'hanno linkato in chat, sono pure navigato. Come? YORY, no, ma devi andare dal link che hanno scritto in chat. Ah, ok, andiamo a vedere la pista di carattere. Un po' da strano. Uno schmaff? Però una grafica un po' così, però. Ah, è pezzotto di VVVVV. Ah, ma i Yuri nel senso Yuri Gagarin. Mamma mia, che cagata. Graficone i giochi. Ma che stiamo aspettando? Niente. No, okay. Stiamo che arriva Mirko. O li facciamo solo No, noi non tre sapevo se c'era. podcast. Sapevo se c'era. Mamma mia, Davide, stasera, eh. Cosa? Che vuoi? Attacchi Cazzo brighe. Ecco. Fatta pipetta, un po' rilassato. vuoi? Io l'ho No. fatta. Allora vedi, ecco che è. Non manco me lo piglia su Steam, sta cagata, mamma mia. Devo mettere pure display name e email, non so mai. Io lo sto facendo Buonasera a tutti. adesso. Ehi, Chi Mirko. è? Mirko, Ehi. grande Ah, quindi la copia te la danno, ma quando sarà amico. su Quando sarà su Greenlight. Green Che Light. fregatura. Quindi bisogna votare, votiamo. Hardcore Action Adventure. Si parla di Action Art Convention. Niente, c'è sto gioco gratis su Steam, però te lo danno quando sarà fatto su Greenlight e per prenotartelo lo devi votare. È così che passano tutte le cacate su Steam. Io ho contribuito a far passare l'ennesima cacata su Steam. E vabbè. Proprio tu personalmente, Bi Barbera. Eh sì. Olivia Wilde. Stasera serata a Jeff, Con le credo. tette di fuori. Col culo di fuori. Madonna. Beh, come fai a sapere che lei non è una controfigura qua? Bruno pare quel gioco per 64 sotto Marte. Come cazzo si chiamava? Sai che non me lo Si ricordo. chiama Polaris. 64 sotto Marta. Era un gioco particolare. Ma c'è una scaletta o tutto extracredit, droga e rock'n'roll? No, io direi facciamo. Parliamo due parole sulle conferenze Sony e Microsoft, post extra credit, ciao, alla prossima.
Go go go! Che ve ne pare? Di questo sì, ok, quindi una roba super speedy proprio. Ah, speedy vediamo, però devi fare così. Mirko, c'è il microfono che fa... Tanto forse devo andare a raccattare mio padre all'aeroporto. Si sente ancora? No, adesso no. Che è successo, Simo? Lo stavo sistemando. Dico, forse devo andare a raccattare mio padre all'aeroporto, poi. Adesso? Stasera, quando? E dopo. Vabbè, dai, allora partiamo subito, così... Tanto presento io, non preoccuparti, Simo. Se ci sbrighiamo su... E... che volevo dire... E a che ora lo devi andare a prendere, Simo? A che ora lo devi andare a prendere? Non lo so se ci devo andare, stati sereni. Sì, ma in caso lo dicono. A fine puntata. Vabbè. Ok, iniziamo allora. Iniziamo. Pronti. Un attimo che mando l'immagine di spam. 3, 2, 1. Benvenuti a Free Playing. Con me oggi qui presenti il grande Bruno e la grandissimo Simone con tanti. La finiamo qua questa farsa oppure? Ma non mi volete far presentare? Beh. O presenti normale? Che vuol dire così? Come la presenta? Qual è il suo stile? Sì. Ma boh, dai Davide, poi facciamo una prova un'altra volta che stasera. Esatto, sei un sessista, Simone. Sono un sessuolo. Poi iniziamo, dai, 3, 2, 1. Cari amiche e cari amici, bentornati su Free Playing, puntata numero 104 di martedì 12 agosto 2014, ore 21:57. Io sono Bruno Barbera, con me ci sono Simone Cognome. Ciao Simone. Ciao. Ciao Simone. Mitico Davide Alessandro Fiando, ciao Davide. Ehi là. E il nostro grande artista, grande comic maker, grande big, grande super, mitico, grande, insuperabile Mirko, ciao Mirko. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. E insomma, cari amici, oggi è la prima giornata, la seconda giornata. Insomma, oggi ci sono state le conferenze Microsoft e Sony alla Gamescom, ce le siamo visti, abbiamo fatto delle grandi super live su Twitch, perché adesso siamo su Twitch, quindi andatevi a iscrivere al canale, così vi arriverà l'email ogni volta che andiamo online. Stiamo facendo sta prova. Comunque le live le trovate sempre su YouTube, ancora non vi spaventate, che comunque poi le carico là. E che dire, andate sempre su www.freeplank.it, andate su Facebook, Twitter, Google Plus, andate su iTunes, mettete 5 stelle, commenti, andate su YouTube e mettete mi piace ai video, così adesso abbiamo la specialissima super classifica che la trovate sopra nei link della home page, delle puntate che vi sono piaciute di più, che ci sono piaciute di più, per votarle basta che le andate a mettere mi piace su YouTube, perché ho fatto tutto un casino in questi scorsi giorni per fare sta cosa. E vi ricordo sempre i mitici tasti PayPal e Patreon, se ci volete contribuire a questo grande progetto. Simone, ci abbiamo qualche donazione? Simone, ci bella abbiamo domanda, qualche donazione? Beh, stai calmo. Bella domanda la tua. Mi pare di no, mi pare proprio di no. Comunque mo controlliamo subito subito. Va bene, nel caso perché che ce l'abbiamo, ringraziamo tutti quanti. E niente, quindi insomma, cari amici, quest'oggi giornata un po' triste, ma poi ci torniamo. E abbiamo seguito, dicevo, le conferenze della Gamescom di Sony e Microsoft. E, che dire, quella di Microsoft c'è stata un po' la pugnetta, che hanno detto che Tomb Raider sarà esclusivo per Xbox One. E tra l'altro leggevo pure che Gabre ha scritto che praticamente su Twitter ci sono state le folle oceaniche che stanno insultando la doppiatrice Tomb Raider, quella che si vedeva con le tette di fuori in Californication, perché la stanno insultando perché adesso Tomb Raider è esclusivo Xbox One. Come? Come?
Ehi, ciao Simone, abbiamo È anche entrato. Tagliaferri stasera, eccolo qua. È caduto. Ciao Simone, come al solito lui entra per ascoltarci ma poi è costretto a partecipare. Ma è meno sistemato, vabbè, comunque. Ciao Simone. Simone, lo sai che praticamente stanno insultando su Twitter la doppiatrice di Tomb Raider perché Tomb Raider è esclusivo Xbox One? Ma in realtà stanno insultando tutti perché è esclusivo di Xbox One. Sono dei matti. Sì, ma non vogliamo difendere. Ma grandi! Ma la notizia ha fatto proprio migliaia di commenti incazzatissimi di gente feroce. Ma non so se ne avete già parlato, insomma. C'è gente che sta da de matto per sta storia. Beh, giustamente, scusa. Di Tomb Raider. Ma sì, gente ha dichiarato se lo sapevo mi sarei fatto più pippe con quella di Heavenly Sword, cose del genere. Non ho capito come cosa da dire. No, dico, nel senso che comunque è stato sempre un brand molto legato a PlayStation, ok? Ah, ok. Quindi comunque sia, ci sono rimasti veramente male questa cosa. Un po' come è successo poi ai giocatori Xbox quando hanno scoperto che Destiny... tanti contenuti aggiuntivi per PlayStation 4, però lì comunque è multipiattaforma. È il mercato bambola, com'è? Però ho visto che anche cos'è, Until Dawn è passato da... è diventato esclusiva Sony. No, l'hanno è sempre, è sempre stato esclusiva Sony. Ah sì? Sì. E poi sai che ci hanno messo lo stesso tempo di Last Guardian per fare... cioè, meno venne annunciato all'epoca, no? Però anche il dono non sono arrivato a nessuno. No, ma proprio la Sgardia no, ma era almeno l'anno scorso. Figuri, almeno. Due anni fa. Figuri? Sì. Mm. Ma pure sì, graficamente era tipo fatto... Sì, era su Game Boy Color era. Due o tre anni fa comunque, mi ricordo che lo vedemmo in una live di Free Playing che non era... quindi tre anni... Scorso. Tre anni fa non è possibile. Tra due. Vabbè, insomma, quindi c'è stata questa controversia, ma secondo me comunque rimarrà esclusivo, come ha scritto Chief, 6 ore, perché dai, finirà come Rise, che doveva essere il portabandiera. No, perché poi... è basato su... No, Until Dawn è basato su... No, io stavo parlando di Tomb Raider. Ah, scusami. Until Dawn non c'ho proprio... No, sicuramente... Cioè, Until la mia impressione... è third party Sony. La mia impressione, no, sto leggendo adesso, è passato da esclusiva PS3 a esclusiva PS4. Più che altro, cioè, gliene frega davvero qualcosa alla gente di Tomb Raider, Rise of the Planet of the Tomb Raider, so come cazzo. Evidentemente sì. Poi il reboot non era male alla fine, nonostante tutte le critiche. Poi c'era quella doppiatrice là, poi insomma, c'è sempre la speranza della new patch, quindi c'è sempre il suo perché. No, comunque dicevo, a me, onestamente, la conferenza Microsoft mi è sembrata più un tipo, come vedere, tipo, i giochi che usciranno su PC tra un paio di anni. C'avevo questa cosa così, perché comunque ormai che questi giochi rimangono... A parte, vabbè, Forza e Halo, gli altri credo che comunque... usciranno anche sulle altre piattaforme alla fine, perché Xbox One sta andando abbastanza all'aceto. Stavo leggendo prima di sfuggita che tipo Metal Gear coso, l'ultimo, il demo, il Ground Zeroes ha venduto tipo 10 volte di più su PlayStation 4 rispetto a Xbox One, quindi stanno abbastanza... si sono abbastanza buttati giù loro, sì, quindi non, questa mossa di prendere Tomb Raider in esclusivo la vedo un po' come una mossa della disperazione per cercare di salvare il salvabile. Cioè, sta conferenza, come del resto anche l'ultima alle 3, non hanno parlato di nessuna cazzata. L'unica cosa un po' più deviata dal coso dei videogiochi è stato il canale di Halo. Però per il resto hanno fatto vedere solo videogiochi, esclusive, si sono concentrati molto appunto su quello, su Forza, su anche, com'è che si chiama, Quantum Break, quello di Remedy? Quantum Break, sì. Bello. Quello bellissimo. Odissea nello spazio del videogioco, perché Tenken è già preso.
Bello, molto bello. Grafica super spaziale. Però, insomma, io personalmente spero di vederli tutti quanti su PC, perché di comprare un Xbox One proprio non è. Non Non è era. nei piani. No, no, ma perché, cioè, già c'ho tutto occupato, tutti i posti occupati da PlayStation 3, Xbox 360, Ah, quello è quindi. il problema, no? I soldi. Problema di spazio, sì, perché Sì, mo, non si deve dovrei comprare la casa spostare il nuova. tavolo, spostare la televisione, spostare la PlayStation 3, attaccare i Oh, ma non è cavetti. così grossa, eh. Ah, dici che la metto Infatti. tutto quanto insieme? No, ma che No, lo palle, usi mo. come tavolo, se vuoi. Come coffee table, come chiamano gli americani. Comunque no, no, console, cioè io c'ho, sto bello con Steam, col PC, tutto attaccato, rotture di coglioni la console. E quindi non lo so, a voi che ve ne è parso, facciamo un Io giro, l'unica cosa che ho ecco. visto è stata Quantum Break, bellissimo, stupendo, e mi sembra davvero il tipico gioco alla Last of Us, tutto leccatino, sicurissimo, perché quando uscirà tutti grideranno ah, Citizen Kane, capolavoro, 10 su Io invece 10. sai che mi ha fatto proprio l'effetto opposto. Sì. E me l'aspettavo molto più rifinito, perlomeno che ci avesse come promozione un pochino più il focus su qualcosa di veramente un po' strano, che fosse magari l'ambientazione, eccetera. Invece l'unica feature è questa qui che fermi il tempo, che bah, boh, Sì, sì, come cosa, perché coreografica, The Last ecco. of Us che feature c'aveva? Vabbè, tu non l'hai Però te manco l'hanno giocato presentato e subito come parli, un mondo sei post-apocalittico. sto parlando del tipo di gioco, non sto dicendo che Last of Us sia bello o No, ma brutto, io però infatti mi ti sto sembra proprio dicendo. quella categoria di gioco del Last of Us, leccatino, rifinito, che fa compitino del gioco d'azione, ma anche Uncharted, compitino del gioco d'azione. Con la trama cucita a puntino, eccetera, che tutti leveranno a capolavoro quando uscirà, perché ci sarà tanto advertisement, poi sarà esclusiva e quello è Ma non comunque credo, forte di Davide, come la perché. gente percepisce il Non gioco. credo perché The Last of Us comunque c'ha una profondità che poi, vabbè, per gli standard dei videogiochi, però puntava anche Pure molto. questo c'avrà la sua profondità, E perché gli che proprio standard che del c'entra la videogioco ci trama metteranno. col No, gameplay? magari ci Questo. metteranno qualche. Almeno il tono, il tono di quello che si è visto mi Però sembrava se tu rimpensi molto a tutti i lanci. quella. Vogliamo farvi un po' piangere, ma poi si spara anche. Ma A me non mi è quando si sembrata piangeva, questa cosa di scusa? piangere. C'era quello Ma per guarda, terra col sangue, infatti, dici. secondo me è che la differenza è che ogni volta che loro hanno lanciato qualcosa da Max Payne, Alan Wake, presentava comunque c'è cioè, un impatto che la gente guarda e dice: mamma mia, che roba. Questo, sì, la gente ha detto uguale, mamma mia, che roba, però non so se Però era. ci siamo abituati, alla fine uno si Lì, però, abitua, oh, anche ragazzi, perché. riguardatevi i trailer d'Alan Wake, che poi sono cambiati 50 volte prima del gioco, però vi presentava l'open world, poi c'era il ciclo giorno-notte, c'era il trailer quello col tornado che prendeva, sradicava la roba e trasformava tutto, cioè, mamma mia, roba che ti faceva dire, ma che cazzo è sta roba? È uguale Max Payne col bullet time le prime volte, cioè, questo proprio generico, generico. Io mi ricordo già l'altra volta c'erano dei dubbi quando si era visto questo pezzo di gameplay di quant'era, 2 minuti forse, Sì. Lo anche meno. Si è stato qui che sparai tutti hanno detto ah, Gears of War. Però sai che c'è? questa. Si sono arroccati. Si sono Sì. arroccati su un concept e lo portano avanti ad libitum senza averci un. Guarda, ti dico, Alan Wake per me è uno dei giochi più belli che avevo giocato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è proprio bello. Però. Beh, io guarda, se proprio ci avessi dovuto giocare. Cioè, no, l'ho giocato. Dico, però, se proprio dovessi dare un giudizio, Davide, ti prego, please. E pensandoci, mezza quattro del gioco erano proprio da tirare, da buttare via, perché non erano neanche divertenti i combattimenti. No, infatti su Beh, questo sono d'accordissimo, però durava 5 ore. praticamente. Però c'è un'atmosfera che spaccava, cioè Durava dalla prima scena 5 ore. all'ultima era bellissima, a me mi ha proprio preso per quello, tant'è che andavi avanti anche oltre proprio la ripetitività del gameplay e tutti i problemi che aveva. Ma io invece lì l'ho proprio sofferto perché poi l'ho preso, l'ho messo. Vabbè, ho iniziato a livello Nightmare, tipo, quindi l'ho giocato molto difficile.
E poi c'ho avuto un momento in mezzo dove ho fermato perché, vabbè, insomma, non, ho aspettato qualche mese per riprenderlo e finirlo. Però l'ho trovato veramente inutilmente pesante e pretenzioso su alcuni pezzi, per quanto sia stato scritto bene. Anche il doppiaggio non era neanche male, però era veramente pretenzioso a livelli troppo. Posso? Sì, che poi devi. No, dico, a parte che De Loro comunque sono bravi. Sì, questo è No, no, indubbio. ma guarda, Cioè, stiamo parlando. non lo so, fosse un altro team che a un certo punto si è messo a fare gioco narrativo, ok, comunque il team di Max Payne, se non vogliamo cita sempre Alan Wake, che è quello più recente, e Max Payne era un gran cazzo di gioco pure a livello narrativo, cioè ha introdotto all'epoca talmente tante cose, adesso qui non c'è. Non sembra che ci sia lo stesso livello di innovazioni, ma è pur vero che abbiamo visto un filmato di 2 minuti con dei combattimenti che non erano neanche malaccio rispetto a quanto si vede adesso, insomma, cioè poco, Bravo, però Simone è poco. centrato quello, cioè non era brutto, perché non c'era tecnicamente, a me leggo adesso i commenti, ah, tecnicamente non era bello, porca troia, Era se buono. non Porca era bello troia. quello tecnicamente non lo so, però il gameplay non è che si discosta tanto appunto di roba vista negli ultimi 3-4 Senti, anni, cioè. però l'hanno mandato Ma subito. c'è cioè, quello è c'è un motivo perché è sicuro fare il gameplay così. Stesso motivo perché è quello che dicevo prima, il classico gioco sicuro che te lo fai perché sai che alla gente gli piace quello, gli piacerà quello e te le poi ci metti la Ma narrativa devono. in mezzo così la gente dice è una bella storia per un videogioco, hai fatto il giochetto sicuro che ti funziona bene. Devono Sempre che sfruttare la finestra temporale giusta, però, secondo me, perché comunque Alan Wake, io aggiungiamo sta cosa, io l'ho iniziato quando praticamente era uscito, l'ho ripreso e richiuso con molto. No, anzi, forse era già uscito da un po'. Comunque era già sfumata la cosa di Alan Wake, di quando uscì Alan Wake. Prima di tutto, secondo voi, il problema, secondo me, è proprio questo, Simone, cioè. Dopo 2 ore che io faccio lo stesso, mi fai fare lo stesso gameplay, mentre probabilmente in Max Payne funzionava tanto che poi quando è stato rifatto, chi ha fatto Take Two? No, chi ha fatto Rockstar l'ho pubblicato e chi l'ha fatto il 3? sempre Rockstar, mi pare. Rockstar. Rockstar stessa, esatto. Quando Rockstar l'ha ripreso, era talmente collaudato. Che è andato benissimo, Max Payne 3 per me è un giocone. Però c'è questo problema che in Alan Wake c'era, speriamo che non ci sia in questo, che Remedy si incastra, negli ultimi tempi si incastra sul gameplay, cioè non evolve mai. Allora tu fai 6 ore lo stesso gameplay, nella stessa maniera, con i boss, almeno su Alan Simone, mi Wake, che dici un gioco di quelli che ti piacciono a te mainstream coi soldi che ha fatto un'evoluzione esasperata del gameplay negli ultimi no, non cinque anni? un'evoluzione Perché no? esasperata, un Perché gioco se dove che io. sembra, cioè, te sono d'accordo con quello che dice, ma è lo stato dell'industria, almeno sui titoli con i budget milionari che AAA. piacciono alla gente ora come ora. Cioè, c'è Almeno, ragionissimo, no, non aspetta è però, solo Quantum Break. almeno Battlefield. Ma almeno Battlefield e Call of Duty si sforzano nella regia, nel Aspetta, senso ti aspetta, faccio aspetta, cascare aspetta. pala. Oh, Simo, ma sono annuali, cioè, Cioè. so team di 800 persone dietro, cioè, è Ma diverso, adesso quello della comunque regia, ti dico. cioè, la telecamera semi-interattiva ci sarà pure in Quantum Break, almeno si vedevano in stanza, Allora, perché posso mi dire una ricordo il cosa trailer che si mia? vedeva una parte tipo dove si fermava il tempo e la camera andava su e Però c'era tutto scusate, fermato. no, a parte, cioè, sì, il problema è questo, cioè, non so giochi che sono variati dall'inizio fino alla fine, cioè, penso che nel mondo dei AAA non esiste più questo Ragazzi, io discorso. sono d'accordo. Aspetta, aspetta, io sono d'accordo. Perché non c'è più. Comunque, volevo dire, Vai, vai. visto il video di Quantum Break, subito dopo quello di Call of Duty ha fatto effetto. Cioè, quantomeno sembrava qualche cosa, anche a livello visivo, che diceva, cercava di dirti qualcosa che non te. Di nuovo, Sì, diciamo ma così. io sono anche d'accordo, io sono Parlo anche nell'ambito di d'accordo. AAA, cioè nel Ma senso che poi sì. se facciamo il confronto con, che ne so, gioco indie, preferisco il trailer dell'ultimo. Rhyme, PS4, a me Io mi ha preferisco il staccato. trailer del bellissimo AAA indie di Ah, Hellblade, di Hellblade. Quantum, così.
Mamma mia. Dicono le cazzate, però sono simpatici. Mamma mia. Comunque no, è questo che dico, c'è il rischio. C'è il rischio che Remedy ricaschi nel suo stesso problema. Questo è. Poi magari da qua, anche perché poi già dai primi trailer è cambiato, dai primi trailer che erano in grafica, però facevano vedere che le interazioni con le persone, c'era l'esplosione, c'era quel trailer grosso, che poi non è stato più portato avanti. Il gameplay che abbiamo visto alle erano 2 minuti World, dove non c'era cambiamenti di tempo, non c'era nemmeno sta cosa del tempo. E adesso mo vediamo le impressioni di chi lo gioca, speriamo che lo gioca pure qualcuno che ci capisce, però adesso lo faranno giocare. Dal giocato che abbiamo visto oggi si è capito che blocchi, come al solito, blocchi il tempo oppure blocchi porzioni di tempo, che qualcuno è immune a sto blocco di tempo, e poi staremo a vedere che ci dà. Quindi diciamo che gli elementi sono pure pochi, ma basandosi sui trascorsi, che secondo me cominciano a essere pure importanti, che poi Max Payne 2 non è che fosse capolavoro. No, Max Payne 2 se durava, cagato, se durava, diciamo, 40 minuti era capolavoro, ma le altre 5 ore e mezza che dura era pressoché un more of the same, che hanno usato per sfruttare quello che, cioè, il successo del primo. Quindi Remedy ce l'ha, si alti e bassi. Poi magari Alan Wake era sfigato e qui si riscattano. Però vediamo. Sì, ma io spero che, cioè, potrebbe essere un'impressione sbagliata. A me, vabbè, Alan Wake è piaciucchiato fino a che non ho giocato di DLC. Perché comunque, vabbè, non mi sembra giusto mettere il finale su dei pacchi a pagamento. Cioè, dovrebbe, vabbè, discorso a parte. No, beh, però c'è ragione. Il gioco quello, senza però. DLC mancava veramente di una chiusura decente che lo faceva, no, anche migliorato. Il DLC American Nightmare, dite? No, The Writer cioè, finivano proprio la storia, cambiavano proprio il finale della storia. Ed era bellissimo chiuso con quello. Però, ecco, cioè, almeno a loro darei fiducia, ok? Poi, rispetto al resto che ho visto, sinceramente, è stata una delle cose migliori del poco che si è visto dei giochi, perché poi effettivamente sono stati quasi tutti filmati in computer grafica, con pochissimo giocato pure lì dove si è visto, quindi comunque sì, è stata una delle cose migliori. Non faccio come quelli che gridano al miracolo appena vedono i giochi, ma no, non sarei neanche troppo negativo. No, ma Simone, cioè, almeno io non... Da parte mia non è che sono molto negativo, anzi, perché ti dico, forse l'unico motivo che mi ha spinto a prendere la 360 è stato proprio Alan Wake. Questo dico, magari, non dico che aver preso un Xbox One per Quantum Break, però adesso così su dei piedi non mi ha fatto tutto sto gran effetto. Io più che altro sono un po' annoiato, e mi sorprende che gente come Mirko e Simone, che giocano da molto più di me, non lo siano. Cioè, i videogiochi esistono da 50 anni. Simone, io? Sì. Ah, io te lo so dire. No, esiste da 50 anni e siamo ancora a giocare ai giochini dove si spara ai cattivoni. A un certo punto, Davide, basta. Davide, ma qui quello... apri un discorso più... Sì, ma un secondo. So, è un discorso che l'impressione che c'è avuto in tutta la come conferenza. Se fossi ancora coi porno. No, ma è un discorso che mi viene da tutta la... Che a un certo punto arrivano là i bodybuilder con le spade del Signore degli Anelli. Altra gente che spara, gente che spara gli alieni, gente che spara gli zombie. Io sono d'accordo con te, ma il prodotto più maturo non lo cerco durante una fiera delle vacche, cioè E3, Gamescom, e Tokyo Game Show. No, ma sono d'accordo, sapevo che era quello il tipo di roba. E propongono prodotti per vacche, cioè nel senso che comunque sia tirano sulla coda dei giochi più vistosi, che sono quelli che vendono le macchine. Poi se voglio un gioco particolare, oggi è uscito, se voglio un gioco controverso, oggi è uscito Depression Quest su Steam, lo scarico e vedo che cos'è, e poi magari mi faccio un'idea differente e faccio un'esperienza di gioco differente. Quelli purtroppo devono vendere console, e alle tre e quando producono giochi spendono centinaia, cioè decine di milioni di euro, e devono rientrare dei soldi, quindi devono fare cose che li facciano rientrare nell'ambito del gioco dalla produzione altissima. Quantum Break è una delle cose migliori che ho visto. No, ma sono sicuro. Ciò che più altro noto è che, cioè,
Cioè, vi dicevo proprio che gente come Bruno, Mirko, ma tutta la faccia dei giocatori che ancora, cioè, ha giocato più di me, eccetera, ancora va presso a queste cose. Mi fa Non è che ci andiamo strano. appresso, se uno è appassionato, sta facendo oltre che stiamo cercando pure di fare No, ma non il so di se... podcast e tutto, alla fine Sì, lo so, uno ma non dice due so... parole nel commento, è ovvio che devi anche permettere un po' di permetterti pure di stargli un po' appresso, poi è ovvio, ma io non so. Bruno se l'è comprato Day One The Watch Dogs, però insomma io prima che mi compro uno dei giochi che hanno presentato Day One, ma che me lo compro pure a 30 euro, mi devono veramente prendere una bottigliata in testa, perché non c'è niente che in qualche... Oh, ho fatto 70 ore su Monster Hunter, che è poi è una versione HD del 3, quello per Wii U. Quindi, cioè, lungi da me dirti che è una figata e che è bello. E se gioco adesso sono scimmiato che voglio fare tutti quelli che, Papers, Please, Gone Home, Stanley Parable. Tanto me li voglio fare per cosa mia personale. Quest'estate giocherò quelli. A meno che non gioco appunto con qualche amico, però lì sono altre cose. Lì è intrattenimento, non è Posso... cultura personale. Sì, finisco la frase e ti Vai. lascio. Dico, quindi, io sono d'accordo con te e lo dico da non so quante puntate, che alla fine, anzi, io certe volte ho pure smesso di giocare per mesi, perché proprio non c'è la cosa che mi interessa. Io vorrei tanto che tornassero rhythm game con le chitarrine, quindi figurati, esatto, è il mio proprio sogno. Oppure un DJ Max Portable decente, cioè su una nuova, oppure ecco, mi comprerei Rocksmith, ma non c'ho, cioè ho proprio altre esigenze da quelle che c'hanno tutti. Però è ovvio che poi se ci sta qualcuno che fa una roba Remedy comunque rispetto a tanti è blasonata, ma come se volessi una sparatutto oggi, ma andrei a comprare Call of Duty, non è che proviamo questo, oppure Halo, cioè oppure qualcosa del genere, ma non Comunque, scusa se mi posso intromettere, io ti dico che se pensassi qui la persona più lascio semplice Bruno. del mondo, nel senso che mi sono giocato 40 Assassin's Creed, 150 Call of Duty e non ho mai preteso più di tanto, però cioè, io questo ti dico, lo potessi giocare magari su PlayStation 4, giocherei volentieri, però proprio perché Remedy, che è uno dei pochi studi che è rimasti, che ha fatto pochi giochi, coi tempi che volevano loro, eccetera. Dico, le aspettative erano un pochino più alte. Adesso questo qui è la prima volta che mi succede con loro, che guardo una cosa e dico, bah, però insomma, sì, carino. Mentre ti dico, io Alan Wake mi ero proprio scimmiato, ma di brutto, perché c'è un'atmosfera che dico, ok, il gioco manco me ne frega se si spari bene o male. Non voglio, però perlomeno un'ambientazione, qualcosa un pochino più originale, questo proprio zero, ma proprio zero carisma al personaggio, zero un po' la situazione. Un'altra volta sti cazzi dei ponti, sarà che è stata la fiera con più ponti da vita, ma mi ha rotto i coglioni, però boh, lo Sì, trovo proprio piatto. Brunone, Io volevo sfogati, vai. dire un paio di cose. Innanzitutto c'era Gogul su Twitch che diceva Quantum Break è Uncharted ma con il protagonista Gobbo, che è vero. No, per rispondere a Davide, alla fine sì, lo schema di gioco è sempre quello, però poi alla fine se ti piace di Non base quel gioco... parlo proprio di. Non parlo Ma di fammi gioco, parlo rispondere proprio prima però. di tematica intrinseca al gioco. Cioè, perché non sto dicendo Niente, non può che. rispondere. Scusa, perché se no rispondi a qualcosa che non è quello che Se no ho detto. Sto mi fai dicendo manco rispondere. che non ci sia. Vai, rispondi. Dicevo che il Che gioco è cazzo, sempre... muove pure parlare. Il gioco è sempre quello, però alla fine tu vedi le piccole differenze che rendono ogni cosa unica. Tipo The Last of Us è sempre uno sparatutto in terza persona, però è molto improntato anche sullo stealth situazionale, sul prendere i nemici con quello che hai a disposizione. Non è Gears of War che ti piazzi dietro Sì, un muretto Bru, e spari. però ciò non è, cioè mi ricordo che c'era una vignetta di KCD che diceva se metti un uomo in una scatola per 100 anni con solo quattro foto di gente che mangia panini con la mostarda, a un certo punto ti farà capire tutte le piccole differenze delle quattro foto con l'uomo che mangia la mostarda.
Però non è. Cioè, Sì, se arrivati al Davide. punto in cui notiamo tutte queste piccole differenze in giochi di sparare, non è una roba di mandare i piedi. Poi, secondo me state incanalando. Ah, Sì, scusa, Bruno, aspetta, finisci. aspetta, Simone. No, quello che volevo dire è che alla fine, se un tipo di gioco ti piace, apprezzi anche le varie sfumature, come quelli che sono, per esempio, appassionati di picchiaduro, tu magari non lo sei, e quindi per te, che ne so, Street Fighter è la stessa cosa di King of Fighters, che è la stessa cosa di Tekken, ma se lo dice un appassionato di picchiaduro, ti dice no, guarda che sono diversi così cos'ha. Se ti piace un genere di gioco, ne apprezzi anche le sfumature sottili. Detto ciò, quanto. Ok, e su questo siamo d'accordo. Quello che dico io è che sono passati 5, 30 anni, 50 anni, quando è nato il videogioco, e la maggior parte dei giochi, tra virgolette, mainstream, quelli grossi, sono giochi di sparare o di menare robe con una spada. E non sto dicendo che non ci possano essere differenze, non ci possano essere giochi belli all'interno di questi qua, perché a me Crysis mi è piaciuto, a Crysis 2 mi è piaciuto, a me... altri giochi di sparare mi saranno piaciuti. Il problema è che per quanto possa essere bella una cosa, almeno io, dopo che, pure se poi, film bellissimo, film di sparare, Die Hard, Die Hard è un film bellissimo, vedermi Die Hard ogni giorno, tutti i giorni, per 30 anni non mi sembra un prospettivo bello. Cioè, se tutti i film fossero Die Hard, per quanto Die Hard è bello, non sarebbe una grandissima cosa. Quello è il mio problema, Sì, che per quanto no. possa piacere un gioco di sparare, dopo che per 50 anni tutti i giochi sono giochi di sparare, un po' ci si rompe il cazzo. Guarda che no, intanto i giochi di sparare così non esistono da 50 anni, esistono da quando esiste Gears of War 1 o al massimo da quando esiste Resident Evil 4, non è che siano un genere così di lunga durata, e sicuramente per come sono adesso gli action all'Uncharted sono un genere ancora più recente, perché prima erano molto più. Comunque, detto ciò, volevo dire che esistono delle caratteristiche di Quantum Break che innanzitutto dal punto di vista proprio della trama diegetico, Io non parlo, so, vabbè, c'è il già protagonista quello va bene. che è stempiato, quindi già là vediamo che vogliono fare un gioco maturo, rivolto non al giovanotto di 20 anni, ma insomma al pubblico che sa quello che vuole, no? Gioca la della Stovasse, sì. E poi ci sono tutte le figate che blocchi il tempo, vai da un nemico all'altro, quindi non è la cosa che ti piazzi dietro la copertura Gears of War, stai là. Io lo capisco che sono diversi, però se vai alla base, proprio la base Ah, boh, minimo Davide, ma del alla base sono gioco, e tutti e tre i generi, eh. te prendi, che te posso dire, Doom, Siphon Filter, Quantum Break e Call of Duty, alla base sono giochi in cui te sei buono, ci sono cattivi lì, spari cattivi, ammazzi cattivi. Quindi vorresti Sì, un Davide, gioco. allora qualsiasi gioco indie magari è un enigma del cazzo con la grafica pixellosa, dai, cioè, questa è una generalizzazione veramente senza capo né coda, eh. Perché Cioè. dagli anni 70, cioè da quando è nato il videogioco, che le simulazioni sono quelle, le meccaniche più o meno sono quelle, io tutte queste grandi robe innovative di continuo non le ho viste. Appunto, è quello Cioè, che se sto li vai a dicendo ridurre, io. ma tutti i film, qualsiasi roba, anche la musica sono tre accordi, se li metti insieme, cioè. Davide, stasera stai un po' in No, ma rigetto da io ho mainstream. capito quello che vuole di lui, cioè, nel senso che, ok, fanno queste presentazioni e fanno vedere solamente comunque sia. Sempre la solita roba, fondamentalmente, la vogliamo assumere così, cioè passano gli anni e continuiamo a vedere personaggi che sparano, ponti che crollano, elicotteri che cadono, così via. Ancora ci continuiamo a eccitare per cose che comunque ci eccitavano quando eravamo adolescenti e così via. Possibile che ancora ci piacciono? Ho interpretato male, insomma, cioè non vedi niente No, che. vabbè, cioè, quello che dico io, il problema per me non è tanto che ci piaccia ancora, perché di nuovo a me se mi guardo Die Hard mi piace ancora, ma mi piace ancora perché non ho visto Die Hard per 365 giorni l'anno, ogni anno. Ma tu non hai visto Die Hard, però hai visto Arma Letale, poi hai visto. Che cavolo ne so, Sì, ma che divertimento. c'è anche altro, c'è Titanic per dirti, che non Capito? è un film capolavoro, è un film Sì, ma sono. commercialissimo e Sì, tutto, ma non Davide. è Die Hard.
Sì, ma tu quello è come se appunto vai in pizzeria e dici: ah, adesso però che cazzo fate la pizza da 20 anni, adesso fatemi un pesce spada. E quindi, ma che cazzo, vai in Ah, vabbè. quel ristorante di pesce? È un Cioè, esempio che non ha né capo né coda, no, però, c'è là perché la capo e la coda perché tu non una puoi dire. pizzeria non rappresenta l'intero medium del cibo. Ma, Ecco, che, l'hai ma neanche la toccato sulla Gamescom pizzeria, rappresenta l'intero medio del sull'infezia. videogioco. Però Neanche la pizzeria lo fa. da un certo punto di vista, ti ribadisco quello che ti ho detto prima, non cercherei grossamente di diversificazione in queste fiere. Però da un certo punto di vista, da persona che comunque, vabbè, gioca dall'epoca del Commodore 64 e in cui giocavamo a porcherie o bambini che si perdevano dentro i centri commerciali, Rockstar Jason, che... Jason. No, 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 è Herbert Dammiran in questo caso che è un po' più rozzo il figlio di Wally. Vabbè. Poi, che so, creatura a molla, talpe con i superpoteri. Cioè, comunque c'era una varietà di generi e di temi che adesso i videogiochi si sognano, un po' le capiscono. Cioè, comunque le fiere sono monotematiche, hanno due o tre generi intorno a cui ruotano tutte le produzioni e che rappresentano le varianti, il massimo delle varianti consentite. Però, cioè, ribadisco quello che ti ho detto prima, non cercare in queste occasioni, non pretendere da queste occasioni che Questo ti è. No, ma io diano più che il... pretendo, cioè, quello che un po' mi sorprende, un po' mi intristisce a me è che il cosiddetto zoccolo duro, gli hardcore gamer, come le vuoi chiamare tu, ancora vanno appresso esclusivamente a queste cose. Ma da dove lo Quasi vedi esclusivamente. sta cosa? Questo io, per non lo puoi Vabbè, vedere dalla ma Gamescom, perché la Gamescom è proprio la fiera europea di quello che fa durante le tre, dell'effimero, di quello che vende, Simo, io di lo quelle vedo dal quattro fatto che cose. ogni persona a cui parlo sta a dire che il bodybuilder del Signore degli Anelli sono figato. Un sacco di Ma persone tu l'hai stanno a visto un dire... po' di gameplay da quando l'hanno Sì, fatto l'ho visto, vedere? è Assassin's Creed Unity Non è Batman, è una Assassin's roba che stiamo a Creed. giocare da 10 anni. Ma scusa, ma non è vero perché Assassin's Creed c'ha una parte che è rotta, i L'unica co combattimenti l'unica da 10 cosa anni. che vuole aggiungere il gioco è tutto il sistema là dell'Enemy Mind, come si chiama. Che secondo me, almeno a livello di game design, poi magari si vedrà quando uscirà, ma mi sembra fallimentare perché la meccanica, che i nemici si ricorderanno di te, si evolveranno, eccetera. Ma è una roba che, almeno in teoria, è talmente difficile da accorgersene in un gioco action che finirà per non contare niente. È Ma l'unica se... meccanica diversa da un Assassin's Creed slash Ok, Batman. ci hanno messo anche la roba alla Witcher perché ci sono anche dell'albero, ci sono delle evoluzioni, delle abilità, se non ricordo male. E alla fine questo è un contaminarsi di cose da tutti i titoli, quasi tutti i titoli AAA, a un titolo che non sarà di AAA, ma che sicuramente ci potrebbe avere da dire la sua a Come non livello sarà di solo di tripla A? meccaniche. È No, ultra non è, tripla A. non è, È ma non ci avrà ultra lo stesso. tripla A. Eh? Quello è ultra tripla A. Quello Ah. c'ha dei valori produttivi spaventosi. Ma non so io per come lo vedo. Allora, dal mio punto di vista, io lo comprerei a 30 euro. No, cioè, non lo comprerei mai a 70 euro. Non mi Quindi dà non viene proprio. tripla A, non Percepito c'entra come. quando lo comprai tu, c'entra quanti soldi ci hanno speso sopra. Tripla A, Sì, quello certo, non però. è. Cioè, come non è tripla A? Quanto gli è costato Fanatec? Quello Esatto. che... Sì, Però ok. non viene percepito come tale, come Call Bravo of Mirko, Duty, dai. grazie. Quello sto dicendo, non è che tu dici lo so che tanto li spendono, non lo compro. È come Remember Me, fate capire, al Ma... mio Oltretutto quello o come Dark. è partito, non so se si è mai già detto in questo punto. Non Ma... fui ben. Quello è partito come gioco di Batman, solo che non volevano fare altri giochi di Batman e quindi gli hanno detto cambiate la skin. cosa Remember B? No, Lord of the Rings, bodybuilder con la spada. Cioè, alla fine, comunque, mo, tu dici di quello. Io ti dico di quello. Ah, non lo percepirò mai. Lo percepisco come un gioco da 7. Però perché? Perché è uno di quei giochi che c'ha molto. Mi dà l'idea, mi ha dato l'idea nel tempo, nei mesi, c'è molto gameplay. Di usare il Signore degli Anelli come marchio. Comunque, hanno dato i soldi. Però, insomma, usare il Signore degli Anelli come marchio e come pretesto per creargli intorno una storia e per creargli intorno un setting. Ma quello io penso sia un gioco che sia invece pieno di gameplay. Poi magari me ne smentiscono. Però, a differenza di esplosioni e ponti che cadono,
Io do molto più credito, molto, do più credito a quello che a quella che ha una cosa tripla A. Però durante questi eventi non puoi aspettare, cioè non è che non puoi, no, non puoi. Però è normale che ci siano quelle 5 secondi, vanno tutti sul sicuro. E poi in più, se gli indie non si vendessero a questi che li stanno inculando, questo lo dico io, secondo me tra 5-6 anni li inculeranno tutti e non si vendono sulle console come stanno facendo, e una qualche cosa di diverso la potresti vedere. Adesso c'è questo, cioè stanno comunque, si sta basando tutto su questi nuovi, chiamiamoli indie, insomma queste produzioni medio-basse per reggere un mercato che, come dici tu, Davide, è rotto, è spaccato, è aperto in due. Purtroppo alimentato cioè, circondato da roba rotta, che la stampa, la critica, YouTube, tutto quello che vuoi. Ed è tutto un mappazzo di roba, mappazzone, come dice quello come dice quello, Di Remedy. Quantum che no, è de MasterChef. Masterchef, là, vabbè. È tutto un mappazzo di roba e si stanno fagocitando pure gli indie. Quindi tutta questa novità che vediamo, vedremo, secondo me pure quella verrà piano piano No, ma sai, guarda, sai qualche fatto annientata. ragionamento molto più complesso di quello che dicevo io, che semplicemente mi sorprende un po', mi intristisco il fatto che c'è quello che dovrebbe essere lo zoccolo duro, gli hardcore gamer, tra virgolette, i E te lo dico. tacchini da forum, eccetera, che ancora vedono queste robe come robe fighe da aspettare, da averci Davide, ma tu l'hashtag hype, hai detto a eccetera, noi prima. eccetera. Io penso che tra di noi non c'è nessuno che comprerebbe una cosa. Forse Destiny, Mirko, ma io non Io no, credo. già lo prendo, già sicuro. Altre cose. Vabbè, però Destiny. Cioè, vabbè. No, io Sicuramente mostra qualcosa. credo se posso un secondo. Descrive perfettamente Destiny in questo momento. Destiny c'ha. Vabbè. No, io credo che Descrive perfettamente la demo di Destiny. Davide si sta sfogando con noi dei suoi amici che stanno tutti in fotta per i giochi mainstream e quindi se No, la non sta è nemmeno prendendo dei con miei noi. amici. I miei amici non tanto in realtà, perché noi siamo Ah, in design, studiamo game design, quindi siamo un po' ecco. Ecco, bravo, alternativi studiamo. e hipster, eccetera, eccetera, come volete chiamare chiunque non segua magari l'ultimo Call of Duty, però è proprio questa atmosfera. Diciamo che ultimamente sto iniziando a leggere di più l'internet, e ciò non lo dovrei fare Bravo. perché E te la la stai prendendo con noi, gente. poverini, che noi, cioè, Io me la prendo con tutti, possiamo questo avere un perché. piccolo, un piccolo barlume Ma di zitto tu che ti sei entusiasmo. comprato Watch Dogs al day one, te sei Mi ci l'ultimo sono che sta divertito comodino. io, Io l'ho Davide. preordinato. Io ci ho preso la PlayStation 4, io sto scuotendo la testa in disapprovazione pensando che ho fatto bene a prendermela Davide, con Watch voi. Dogs. Siete parte del problema, bro. Davide, Watch Credo Dogs sì. è come GTA però con over the top di Stallone, c'è cioè il cappellino Ma sei che quando se lo gira fa scoppiare tutto e lui dice io c'è la cutscene che dice io quando mi giro alla fine tipo c'è la cutscene che è circondato e lui dice io quando giro il mio cappello è come quando accendi il camion, si gira il cappello è il macello, cioè meglio di così. Però tu sì, giustamente dici l'internet, ma non devi pensare, non dare retta all'internet, dai retta a noi, vedila con noi, Vabbè. Davide, che stai più sereno. Sto senza Comunque, pensieri, dai. sì, infatti, Comunque, sta senza no, pensieri. volevo aggiungere una cosa, non mi ricordo, però l'ho Volevo aggiunto. aggiunto? Volevo Ormai aggiungere. oggi, Davide prima che ha detto che l'ha fatto diventare maschile. Il Gamescom. Vabbè, No, l'ha comunque preso apposta, ha sia. detto. Sì, dicevamo Quantum Break. Madonna. Posso chiarire solamente una Sì, cosa che ci chiariamo, tengo chiariamo. tantissimo? Per AAA si intende semplicemente un disco produttivo e non un discorso qualitativo, cioè nel Esatto. senso che è AAA tutto che ha delle risorse, che usa delle risorse, i cosiddetti assets, che hanno determinati costi produttivi, quindi che ne so, mettendola proprio sul barbaro, un modello 3D di un personaggio che per essere modellato, rigato e tutto quanto richiede 16 giorni, per essere animato richiede lo studio di motion capture e via del genere, è AAA perché? Perché c'ha dei costi di AAA che ti permettono, cioè comunque non è che sono costi che tu spendi così,
ottieni una qualità rispetto a certi standard che altrimenti non potresti ottenere con tecniche tradizionali. Come dicevamo prima nel filmato, non esiste un animatore a mano che possa fare un'animazione. Scusa, Simone, me la metti per scritto sta cosa, che così tutte le volte che mi chiedono un disegno del cazzo gliela mando sta definizione. Beh, per esempio tu quando c'hai un, se tu fai un concept per un videogioco e chiedi una certa cifra, tu rientri nel budget del AAA. Se chiedi, tripla Z, altro che. Se tu chiedi, che ne so, un caffè per un disegno, rientri nel budget degli indie, è tutto qui. Esatto. Cioè sembra, chissà che uno quando dice AAA, chissà che cazzo dice, cioè dice semplicemente magari un gioco che per essere realizzato richiede tante persone, ma non perché sia più bello o divertente di uno che ne ha richiesta una sola, ma semplicemente perché per realizzare una grande quantità di risorse, di assets, tipo che ne so, per fare la città da Assassin's Creed, c'è bisogno di una certa quantità di lavoro che uno studio indipendente non si può semplicemente permettere, tutto qui. Vabbè, sì, comunque dicevo, Microsoft, quindi Quantum Break, Tomb Raider, poi hanno fatto vedere Forza, che andrà a 60 frame al secondo, e la cosa più bella, secondo me, è che c'erano le scene con la macchina parcheggiata e i truzzi che giravano intorno a vedersela, no? Guarda là che c'ha montato, che... Quella già me l'ha venduta tutta quanta. E non lo so, qualcuno di voi è appassionato di Forza, sì, no? No, sì, Davide? Troppe macchine, no. Troppi motori. Niente, risposta van. E... Sentite? Sì, sì. Ho detto no. Ok. Vita. E... A me Horizon 2 mi è piaciuto, E poi... Basso. Sì, vabbè, dai, Forza. A me mi è piaciuta soprattutto la parte dove si guidava. Hai visto? Esatto. E poi che altro hanno fatto vedere? Sempre di mano, vabbè, Halo, che uscirà la...